Finalmente si mangia! Siete del Todis? Sì, allora finalmente in questa bellissima location un po' all'aperto. Oggi non mi andava di fare un video dentro perché vabbè sono in pausa pranzo e quindi volevo approfittare per girare questo video qui fuori. Qui è molto carino, poi per fortuna oggi c'è il sole, tira un po' di vento ma i bambini giocano felici, quindi sono felice anch'io. Come sempre in questo video vi faccio vedere i miei prodotti preferiti del mese gennaio, ma siamo a febbraio quindi è il mese di gennaio, sempre in collaborazione con Alessandra di Green Beauty and Life, di cui come sempre trovate tutti i link giù nel box informazioni, di modo che potete vedere anche chi è, che fa, è bravissima. Se vedete un suo video poi vi iscrivete di sicuro al canale, perché vabbè, oltre a essere molto carina è anche simpatica e spiega le cose molto minuziosamente. Questa è la cosa che mi è piaciuta di lei fin dal primo momento, dal primo suo video che ho visto. Ma bando alle ciance, inizio a farvi vedere tutti i miei preferiti. Come per ogni appuntamento, i nostri bio preferiti sono divisi in 4 categorie: bio preferito di make up, bio preferito per i capelli, bio preferito per il corpo e bio preferito per la skin care. Allora, li ho tutti qui, quindi ve li faccio vedere subito. Allora, inizio dal mio preferito per il make-up, perché modestamente questa è una mia creazione. Cioè, in realtà è una creazione di Neve Cosmetics. Infatti questa è la palette, quella piccola a 4 ombretti, molto molto carina e pratica, che si può portare anche dietro in borsa, e che praticamente io ho preso nella prima bioprofumeria che ha aperto qui a Frosinone, che si chiama Bio Makeup. Come marchi ho visto Color Caramel, Puro Bio, Dr. Taffy, quindi è anche ben fornita. E vi dicevo che ho preso questa palette per un motivo, perché praticamente sto utilizzando moltissimo, perché mi stanno piacendo, gli ombretti questi qua di Alchemilla, e come vedete ne ho 3, e per riunirli un po' tutti insieme ed utilizzarli al meglio ho deciso di prendere questa palette e di unire agli ombretti anche questo, che praticamente è un blush abbastanza vecchiotto di Neve Cosmetics, che avevo preso da Sorgente Natura, il sito, già qualche anno fa. La palette si presenta così, non ha lo specchio, è molto leggera e naturalmente il colore che ho scelto è il fucsia. Dicevo, gli ombretti che ho messo dentro sono Ambra, che praticamente è questo qui, l'oro, Salomè, che è il viola che vi ho già fatto vedere in altri video, e Aragon, che è questo marrone bellissimo. E poi c'è questo blush, naturalmente quello che vi dicevo di Neve. Ho scelto di mettere gli ombretti Alchemilla in questa palette di Neve perché ho notato che le cialdine degli ombretti Alchemilla vanno proprio, si inseriscono perfettamente proprio in questi di Neve, in quanto sono identici. Infatti la larghezza del blush, questo qui che è di Neve appunto, è identico alla larghezza dei vari ombretti di Alchemilla. È stata un'idea quindi molto carina, molto pratica. In attesa che escano le varie palette di Alchemilla, mi sono accontentata di questa di Neve, che poi magari riutilizzerò. Passiamo poi al secondo bio preferito. Vi faccio vedere infatti il mio preferito per il mese per il viso, ossia questo, che è praticamente Mater Natura Serum Idratante Contorno Occhi Alleofrasia. Praticamente è un contorno occhi in gel, anzi no, non è in gel, è in crema, però sembra quasi in gel quando poi lo si applica, vedete, rimane abbastanza liquido. Alleofrasia di Mater Natura, ha un profumo buonissimo in quanto è molto fiorito e mi piace moltissimo. Ma la cosa che più mi è piaciuta di questo prodotto è in primis che l'applicatore è così, quindi praticamente non si va a prendere il contorno occhi con le dita, ma avendo la pompetta è molto più pratico e igienico. Quando poi si va a mettere sul contorno occhi è un siero, quindi una crema molto molto idratante, molto molto nutriente, lascia questa parte proprio idratata benissimo, nutrita, non la fa seccare, non fa uscire grani di miglio, non dà alcun problema agli occhi, non fa piangere. Quindi è un prodotto che sto utilizzando praticamente tutte le sere, faccio lo sforzo di metterlo perché io sono un po' pigra e normalmente non metto il contorno occhi sempre, ma di questo mi piace in primis il profumo e anche l'azione che dà sul contorno occhi. Lo uso anche come base per il correttore,
colore, perché vedo che quando metto questo, lascio qualche minuto agire e poi metto il correttore, si impiglia e si applica bene, anzi meglio di non avere nulla. Passando al mio bio preferito per i capelli di gennaio, vi parlo naturalmente degli shampoo di Benecos. Io adesso sto utilizzando questo, che praticamente è quello alla melissa, quindi ha la stessa profumazione del loro balsamo. Devo dire che oramai gli shampoo di Benecos li sto utilizzando tantissimo, compro solo questi, mi piacciono tantissimo, li adoro, li uso sia puri che diluiti, anche se preferisco usarli diluiti perché comunque sono sempre shampoo biologici e mi piacciono più appunto utilizzati con un po' d'acqua. Lavano bene i capelli, li lasciano morbidi, idratati, non li seccano, non danno forfora e li lasciano puliti appunto e ben messi per diciamo 3-4 giorni almeno su di me, se non li sto sempre a toccare. Lasciano anche un buon profumo, quindi per me tutti gli shampoo di Benecos, come sapete se seguite già il canale, sono super promossi. Questo poi alla melissa e ortica ha un buonissimo profumo fresco. Infine vi parlo del mio bio preferito per il corpo. In realtà di questo bio preferito ne avrete già sentito parlare anche qui sul canale, infatti mi riferisco al gel igienizzante idratante mani di Bubble Family. Questa praticamente è una mucchina biologica, ma non biologica al 100%. Come sapete, Bubble Family produce tantissimi prodotti di origine naturale, biologici, con odori fantastici, certificati, e comunque hanno in generale tutti un buon inci. Purtroppo questo, cioè non è, non purtroppo, questo invece è un po' un'eccezione, in quanto proprio l'azienda mi ha spiegato che per far sì che questo igienizzante sia, diciamo, al pari della mucchina e comunque faccia il suo dovere sulle mani, non può contenere solamente ingredienti naturali al 100%, e quindi hanno deciso di introdurre alcune sostanze che non sono proprio 100% biologiche. Infatti su questo non è scritto che è un prodotto biologico come sugli altri di Bubble Family, però devo dire che mi sta piacendo moltissimo. Io lo porto sempre in borsetta, lo metto qui insieme a tutti i miei trucchi nell'astuccetto, lo metto dentro, e quando ho bisogno di lavare le mani che magari sono in bagno eccetera, ha praticamente la stessa consistenza della mucchina, forse è poco più gelatinoso, insomma un po' più liquido, però devo dirvi che mi piace moltissimo. La cosa buona è che lascia sulle mani lo stesso profumo di tutti i prodotti di Bubble Family, quindi quel profumo un po' talcato che mi fa pensare molto al profumo di Gucci Flora. Quindi per me, nonostante non sia un prodotto biologico, comunque è un prodotto promosso. Poi vi lascio anche giù nell'info box il video in cui vi parlavo di Bubble Family e nello specifico di questo, perché alcune ragazze, devo dirvi, che si sono lamentate riguardo alcuni appunto gli ingredienti di questo prodotto. A me non ha dato alcuni problemi, non secca le mani, anzi le lascia belle idratate, e proprio questo mi spinge sempre di più ad utilizzarlo, e appunto mi piace moltissimo. Bene ragazze, con questo è tutto, io adesso continuo a godermi un po' di sole, mi metto gli occhiali e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Un bacione, ciao!